bentornati sul mio canale. Oggi nuovo video per parlarvi di tappeti erbosi. Esattamente, parliamo di un prodotto per il tappeto erboso. Visto che mi avete fatto tantissime domande, sezione fitofarmaci, parliamo subito di Stomp Acqua. Che cos'è questo prodotto qua? Ovviamente prestate sempre molta attenzione, ci vuole il patentino. È un prodotto registrato per i tappeti erbosi ed è un antigerminello. Infatti oggi parliamo in specifico dell'antigerminello. Già avevo fatto un video con i principali diserbanti, che potete andare a rivederlo nel canale, però oggi vi parlo in particolare di Stomp Acqua, o comunque dell'antigerminello in sé, giusto per schiarirvi un po' le idee. L'antigerminello è un diserbante di pre-emergenza e di post-emergenza. Cosa vuol dire? Che lo possiamo usare per prevenire oppure per limitare il danno delle infestanti. Questo prodotto generalmente si applica nei tappeti erbosi, ma si usa anche in agricoltura, e serve appunto per non far germinare i semi delle infestanti oppure seccare le infestanti tenere, ossia allo stadio delle prime due foglie. Agisce su molte infestanti, sia graminacee che dicotiledoni. Generalmente sui tappeti erbosi viene impiegato per una dose di 1,5-2 litri ettaro. Quindi questo prodotto a cosa serve? Se noi lo diamo su un tappeto erboso, come vi ho detto, ci limita in gran parte la germinazione delle infestanti. Quindi presupponiamo di avere un tappeto erboso fitto e sano. Come già vi ho detto, le infestanti a prescindere non dovrebbero nascere. Può capitare che magari abbiamo un terreno ricco di semi e comunque un terreno sporco, magari le infestanti riescono a prendere piede. Spesso si cerca di utilizzarlo anche per la poannua, però diciamo che è molto difficile, anche perché va continuamente ripetuto il trattamento. Ha un'efficacia abbastanza lunga. Questo vuol dire che se nel caso dovessimo andare a riseminare sul nostro tappeto erboso, non nasce niente. Quindi state ben attenti, perché due sono le cose: se usiamo questo prodotto qua per combattere le infestanti, non possiamo seminare. Se vogliamo seminare dobbiamo fare una rieggiatura profonda e grattare il terreno, perché cosa succede? Questo prodotto qua, che ha un principio attivo che si chiama pedimentalin, crea una patina nel terreno, una sorta di barriera a livello superficiale. Tutti i semini, quando buttano il primo pelo radicale, vengono bruciati, in poche parole viene ustionato a contatto con questo principio attivo. Quindi il seme non si sviluppa più. Quindi spesso mi chiedete: posso usare l'antigerminello dopo un mese dalla semina? No, è pericoloso, perché può danneggiare le piantine del prato. Come vi dicevo, di pre-emergenza e di post-emergenza, perché pre-emergenza quindi combatte i semi, post-emergenza lo diamo quando già vediamo anche le infestanti piccole con le prime due foglie e lui le brucia. Quindi cosa succede? Se noi andiamo a darlo un mese dopo la semina del prato, c'è il rischio che magari molte piantine, molti semi non sono ancora germinati, o comunque ci sono piantine giovani e risentono di questo principio attivo e si potrebbero bruciare. Quindi fate bene attenzione. L'antigerminello vi consiglio di darlo almeno 3-4 mesi dopo la semina, se proprio abbiamo il rischio che escano determinate infestanti, come ad esempio la digitaria, e questo è molto efficace. Quindi è un prodotto sicuramente utile. Una volta che lo diamo sul tappeto erboso, vi ricordo di irrigare, perché irrigando aumentiamo poi la distribuzione nel terreno. Ricordiamoci di utilizzare sempre i dispositivi di protezione, di non toccare il prodotto perché macchia,
macchia anche le mattonelle, soprattutto se sono porose, dovete lavarlo subito, vi macchia i vestiti, vi macchia tutto, quindi fate bene attenzione, non fate passare gli animali quando distribuite questo prodotto qua, perché poi li macchia anche le zampette, poi magari vanno e se li leccano le zampe si potrebbe far male, perché comunque ci sono delle precauzioni, quindi state ben attenti se date questo prodotto qua. A parer mio ve lo consiglio se veramente correte il rischio di avere un'invasione di infestanti quale digitaria. Per la poannua potete anche provare, ma vi garantisco che non è efficace, può limitare, ma vi ripeto, non è efficace. Quindi in ogni caso, se torniamo al discorso che vi ho fatto nel precedente video, se avete un prato sano, fitto, non c'è bisogno di questo prodotto. Io non lo uso, l'ho usato anni e anni fa per provare sulla poannua, ma non ho avuto nessun risultato. Lo uso ad esempio, qua a casa non lo uso, lo uso al lavoro sulla bermuda, perché tempo fa ebbi un'infestazione da digitaria, quindi per questioni lavorative e questioni anche che al cliente può dar fastidio quell'infestazione lì, limito con questo prodotto. Però la bermuda poi mi va in dormienza, io la devo arieggiare perché faccio una trassemina invernale per renderla verde, e quindi riesco comunque ad avere un buon risultato di semina. Però se io lo uso a casa e poi voglio riseminare, devo fare di nuovo l'arieggiatura. Una arieggiatura fatta senza senso, perché magari non ho feltro, solo perché voglio riseminare alcune zone che magari si sono seccate o ci sono dei buchi, ha scavato il cane, devo grattare il terreno e poi riseminare, perché se c'è questo prodotto qua non ci aiuta e non fa nascere i semi. Quindi prestiamo attenzione. Spero che questo video sia stato chiaro. Per qualsiasi altra informazione scrivete sempre qua sotto, cercherò di rispondere a tutti. Penso di aver risposto a tutte le domande che mi avete fatto. E niente, vi aspetto con un prossimo video e vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube e anche alla pagina Facebook e Instagram Greenhouse Italia. Ciao!